tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio fare la decorazione di un uovo di Pasqua. Potrebbe sembrare un po' precoce perché in effetti manca ancora un po' di tempo, però in effetti il tempo passa in fretta. Se uno vuol fare un pochino di decorazioni, sappiamo che il tempo ci va, e quindi ho deciso di fare questo tutorial oggi, anche perché se riesco vorrei farne un altro con su come decorare un uovo diverso, e spero di riuscire a farlo. Comunque, in questo caso l'uovo che farò oggi è una cosa semplice e con pochi elementi. Ho deciso di non utilizzare paste, di non utilizzare cose strane che magari non si hanno, ma cose che diciamo che si possono tranquillamente avere in casa senza dover magari far fatica a reperirle. Quindi utilizzerò un uovo di polistirolo che in questo caso io ho già, per diciamo saltare un po' le parti più noiose, passato con un pochino di carta seppia, che non è fondamentale, ma se volete togliere un po' tutte le righe, passarlo con della carta seppia sottile, e poi ho praticamente pitturato con dell'acrilico bianco, semplicissimo, bianco perché bianco è il fondo del tovagliolo che ho deciso di utilizzare, e quindi l'ho fatto semplicemente bianco. Poi ho idea di andarlo a sporcare con un po' di colore, vediamo se riesco a farlo come mi è venuto in mente. Quindi niente, devo semplicemente strappare due particolari, perché ho intenzione di decorarlo sia sul fronte che sul retro, in modo che rimanga bello da tutte e due le parti. Quindi strappiamo il tovagliolo, perché come vi ho detto, ormai lo sapete a memoria, bisogna sempre strappare il tovagliolo per evitare che quando lo andate ad incollare si veda il netto, la differenza tra il tovagliolo e il supporto. Se tagliate con la forbice vengono fuori delle linee nette che poi si vedono una volta incollate, se invece lo strappate praticamente il contorno si va a perdere con il vostro supporto. Quindi strappiamo due particolari, così li fate più piccoli possibili vicino al disegno, anche se bianco su bianco in questo caso non c'è nessunissimo problema, perché non si vedrà il distacco. E poi chiaramente andiamo a recuperare solo uno dei tre veli del tovagliolo, in modo che abbiamo praticamente la parte proprio più sottile, sia in un caso che nell'altro, così. Vedete, questo infatti si vede il disegno anche al rovescio. A questo punto andiamo ad incollare i nostri due particolari. Allora, prendiamo la colla che non ho preparato, quindi una colla per decoupage qualsiasi che avete, oppure se non avete la colla per il decoupage con i tovaglioli potete utilizzare anche la Vinavil. L'unica cosa, deve essere molto diluita, perché il tovagliolo è molto molto delicato, e quindi se mettete una colla troppo spessa rischiate di strapparlo mentre lo incollate. Se invece la colla è molto molto leggera, molto fluida, questo non succede. Quindi facciamo così, andiamo a mettere il nostro tovagliolo sia sul fronte. Ora, dal momento che stiamo utilizzando un tovagliolo che quindi è sottilissimo, non c'è neanche bisogno di mettere la colla sotto il tovagliolo, perché tanto praticamente essendo così leggero la colla passa subito nella parte posteriore e il tovagliolo si incolla perfettamente. Fosse già stata una carta di riso, vi consiglio di mettere sotto uno strato di colla, sopra la carta di riso, e poi di nuovo ricoprire il tutto con uno strato di colla, così siete sicuri che non si stacca. Sempre, come dico sempre, insistiamo qui sui bordi, così siamo sicuri che rimane tutto più ben attaccato. Dopodiché facciamo la stessa cosa andando a incollare, diciamo a specchio, dall'altro lato, quindi diciamo qui. Ecco, adesso è un po' più difficoltoso perché non posso mettere le mani
dietro perché c'è la colla fresca, ma si può fare lo stesso, tanto l'uovo è piccolino, quindi riusciamo lo stesso a fare l'operazione senza difficoltà. La colla, come dico sempre, è dal centro verso l'esterno, in modo da far uscire eventuali bolle d'aria e da non creare i pieghi. In questo caso il disegno è piccolino, quindi non ci sono problemi, ma se il disegno fosse stato più grande, questa è un'operazione fondamentale, altrimenti rischiate di creare delle bolle all'interno e anche delle pieghe. Invece sempre dall'interno verso l'esterno, così. In questo modo vedrete che non avrete problemi. Ok, quindi abbiamo incollato, vedete, i due pezzettini di tovagliolo da ambo le parti. Ora io lo lascio proprio semplice così, altrimenti, anche per non perdere tempo, altrimenti si potrebbero ancora ritagliare dei rametti ed aggiungere per abbellirlo ancora un po', però direi che così già non mi dispiace. Quindi, allora prendiamo un supportino, va? Così posso tenerlo, posso aspettare che si asciughi un attimino. Nel frattempo chiudo la colla, se no mi si secca. E cosa facciamo? Allora, volevo passare. Allora, vi faccio vedere che non si vede praticamente la differenza tra il tovagliolo e il supporto, perché come vi dicevo, bianco su bianco non c'è problema. Però potrei ancora fare una cosa, giusto così, per dare un tocco in più di... Prendo del rosa, che in questo momento non ho del rosa. Non ho del rosa acrilico, o forse sì, no, mi è venuto in mente. Vediamo un po'. Questo perché, come dico sempre, non sempre mi preparo le cose. Ho questo rosa frappè che è leggermente scuro, però proviamo a fare una cosa. Allora, lo diluisco con del bianco, o meglio, mettiamo il bianco. Ma ne basta pochissimo perché ho intenzione proprio di fare una cosa. Adesso vi faccio vedere. È proprio una puntina. Non esce, quindi proprio una puntina perché ho paura di fare un disastro. Adesso se schiaccio un po' di più. No, allora facciamo così. Infatti, si è un po'. Allora, prendiamo un tamponcino. Ho intenzione di usare un tamponcino come questo. Quindi io vado a prendere proprio sporcare, ecco, sporcare appena appena così, perché secondo me è già più che sufficiente, infatti. Vedete, per creare una tonalità, sì, già abbastanza, e vado proprio a, ecco, tamponare così intorno. Ma proprio sto facendo una cosa che non si vede quasi, ma proprio giusto per così, per dare un cicinin di colore, per non lasciarlo proprio bianco, in questo modo qua. Tanto poi andrò a sfumare un pochino i fiori e comunque rimarrà più, si sta asciugando nel frattempo. Ok, anzi facciamo così, infatti l'ho toccato e ho fatto un mezzo disastro. Andiamo a mettere uno stecchino qua sotto, così. Ok. Allora, facciamo così. Mettiamo uno stecchino, ecco, così non sono costretta a toccarlo e non rischiamo di fare danni. Ok. In questo modo qui ho giusto voluto sporcare un pochino. Posso anche andare un po' sopra i fiori, tanto lo sto facendo talmente leggero che. Ok. Fatta questa operazione, voglio farne ancora un'altra, però. Voglio. Allora, a questo punto aggiungo un po' di colore più scuro con questo pennellino qui. Eccoci. Bagno con dell'acqua perché voglio proprio fare. Allora. Voglio, così,
Voglio. No, devo appoggiarlo perché facciamo così, no? Facciamo così, mettiamo questo sotto, così non sporco. Ok, tanto faccio una cosa molto veloce. Ecco, voglio proprio sporcarlo con... Oh, disastro, disastro, disastro. Eccoci. Salviettina umidificata, mi raccomando, sempre a portata di mano, perché vedete che risolve in tante situazioni. Non volevo appoggiarlo perché sennò, sì, va bene anche così, perfetto. Questa era l'idea di spruzzare con un po', anche se sono un po' di più, mi piace lo stesso, va bene così. Ok. Magari se siamo proprio andati sul disegno, nulla ci vieta di, vedete, togliere. Perché tanto con la salviettina umidificata si riesce sempre a recuperare molto bene. Ecco, guardate. Ok, qui è colato, lo togliamo. Sì, l'ho fatto un po' troppo liquido, però anche perché usando quel pennello avrei dovuto usare due mani, ma non volevo. Diciamo che così va bene, tolgo ancora qua. Ok, quindi questo è il mio uovo con un po' di schizzi di colore un po' più scuro. Adesso devo un attimino asciugare. Magari asciugherò un po' col phon per fare più in fretta. Ok, mi sono aiutata col phon per fare più in fretta ad asciugare il tutto. Adesso come ho deciso di decorarlo? Dunque, semplicemente ho voluto provare. Allora, ho preso della garza, proprio la garza medica, e l'ho sporcata. L'ho già dovuto fare perché altrimenti perché ho dovuto dargli il tempo di asciugare. L'ho sporcata con dell'acrilico grigio chiaro diluito con tanta acqua, in modo che diventasse un colore molto fluido. Ho sbagnato la garza, ho sporcato la garza, l'ho strizzata e l'ho fatta asciugare ed è venuta, vedete, di questo colore così grigino. E adesso pensavo di, boh, adesso provo, vediamo un po' se viene com'è, di fare delle striscioline. Faccio così, di tagliare delle strisce che voglio semplicemente andare a mettere sul laterale del mio uovo. Allora, quindi prendiamo la mia striscia, così la vado un pochino a stressare, ma neanche più di tanto, tanto la posso arricciare quando gli metto poi la colla, così. Sì, allora, proviamo, vediamo un po' se quello che ho in mente viene una cosa carina. Allora, io adesso vado a mettere la colla qui sulla parte laterale dell'uovo. Facciamo così, facciamo un pezzettino alla volta, così vediamo un po' quello che è. Terrei una larghezza, boh, di questo tipo, per esempio. Adesso vediamo. E poi vado ad incollare la mia garza, così in maniera un po' irregolare. La stropicciamo un pochino, tanto la garza appena la mettiamo qui sul... Vedete, così si attacca subito. E quindi la vado a stropicciare e a mettere su tutto il bordo in questo modo, da capire come fare per... Ok, bisogna toccarla il meno possibile perché altrimenti vi rimangono appiccicate anche le mani, in questo modo qua. Ok, poi aggiungiamo ancora un po' di colla piuttosto nei punti dove riteniamo sia necessario. Così. Adesso mi pulisco un po' le mani perché si sono riempite di colla e quindi sono appiccicosissime. Mettiamo intanto la mia pallina qui. Dov'è la salviettina? Qua. Tolgo un po' di colla dalle mani. Ok. E continuo con... Quindi vado ad aggiungere ancora la colla. Facciamo un pezzettino alla volta così
Sì, colla bisogna metterne anche poca perché tanto non è necessario riempire tutto di colla. Allora, qua sulla parte superiore lascio un pochino, ecco, direi che così va bene, lascio un pochino meno arricciato perché poi dovrò andare a puntare una decorazione, quindi non sto lì a creare troppa arricciatura in quella parte. Invece sul laterale possiamo sbizzarrirci un po' di più. Quindi mettiamo la colla fino al fondo. Così, ok, prendiamo l'altra striscia che ho fatto, che non l'ho neanche aperta, così, e continuiamo, ripartiamo da qui e continuiamo a fare le nostre ricciature in questo modo, ok, e ad incollarla. Sì, sembra complicato, ma in realtà si attacca immediatamente perché la garza veramente si presta benissimo a fare questi lavoretti qua. Ecco, senza farlo apposta direi che anche della misura giusta. Boh, questo è un caso, eh. In caso fosse più lungo, fosse più corto, l'aggiungete, fosse più lungo, chiaramente la tagliate con la forbice. Ok, quindi questo è quanto. Abbiamo inserito la nostra garza tutta stropicciata intorno al nostro vetto, così mi stavo chiedendo se no, basta così, se bastava così oppure se dovevo aumentarne un po', ma direi di no perché a questo punto dopo gli faccio anche, provo a fare un po' di sfumatura che così la mette ancora più in evidenza, quindi direi che va bene così. Ok, adesso mentre si asciuga vi faccio vedere cosa avevo in mente ancora di usare come decorazione sul laterale. Allora, ho preparato semplicemente, visto che stiamo parlando di un ovetto di polistirolo, ho preparato degli spillini. Io ho gli spilli corti perché in un periodo della mia vita ho praticamente fatto di tutto e di più con come si chiama, il patchwork senza filo. Quindi con la stoffina tagliata, fatta a ventaglio, a ciuffetto, e quindi ho fatto palle di Natale, tutte le mie palle di Natale sono fatte così, uova di Pasqua, tutta una serie di animaletti decorati, e quindi mi ritrovo ancora una scatola piena di questi, ve li faccio vedere da vicino, spilli corti, che servono proprio per fare quel tipo di lavorazione. Ma se non avete lo spillo corto, chiaramente lo spillo lungo va bene lo stesso, tanto l'uovo ha la profondità giusta per supportare anche lo spillo lungo. Quindi cosa ho fatto? Ho inserito nello spillo lungo una paillette e una perlina. E pensavo, avevo delle paillette rosa, delle perline bianche, chiaramente tutto è poi relativo perché dipende un po' dal tovagliolo che usate, però pensavo, ecco, di fare, vedete, una cosa del genere. Vediamo se mette bene a fuoco. Sì. Quindi io ne ho preparati un po', praticamente servono a decorare anche, vedete, la parte laterale e a dare comunque anche un pochino di luce, perché ho immaginato che, insomma, magari era un po' scuro il discorso qui della garza, però mi piaceva per non fare le solite cose solo con il colore, tutte soft, allora volevo provare un po' a fare questa cosa qua. Però devo dire che a me il risultato non dispiace. Poi fatemi sapere voi se questa cosa così un po' diversa può andare oppure no. Chiaramente è difficile fare delle cose un po' diverse perché ci sono tantissime cose belle, insomma, per proprio cercare di provare, perché poi bisogna provare anche a fare le cose, altrimenti uno non può sapere se possono venire bene oppure no. E quindi ho voluto provare questa cosa qua. Ne metterei anche un'altra qua, così, e nello stesso modo, quindi vedete, così, e nello stesso modo vado a decorare anche dall'altra parte. Quindi ho riempito, vedete, tutto il bordo con i miei spilli, le mie paillette e le mie perline.
Vedete, questo è l'effetto. Carino, sono contenta, è venuto come immaginavo. Adesso poi devo andare, gli vado a fare un po' di sfumatura qua intorno, così vediamo un po' se rimane ancora più in rilievo. Quindi, sì, faccio subito la sfumatura, direi, perché così poi passiamo alla decorazione finale nella parte superiore e posteriore del nostro ovetto. Allora, per sfumature, quello che avrete visto in tantissimi dei miei video, io uso il color ombra di Stamperia Allegro, ma potete utilizzare il nero, il grigio, potete utilizzare quello che avete, insomma, quello che volete, un colore più scuro, rispetto al tovagliolo che utilizzate o al colore della garza che utilizzate. La mia garza è grigia, quindi quest'ombra è un grigio scuro, io utilizzo il grigio scuro. Acqua. Mettiamo una punta, ma proprio una punta di colore qui, in questo modo per poter bagnare il pennello. Dopodiché questo pennello a scalpello, vedete, obliquo, tovagliolo di carta per asciugarlo un po', lo bagno bene, poi lo asciugo leggermente, bagno solo la parte, vedete, della punta con il mio colore, e quindi il pennello con l'acqua e la punta solo bagnata. Praticamente quando io appoggio tutto il pennello, perché è importantissimo appoggiare tutto il pennello, lascia praticamente la sfumatura. In questo modo qui. A seconda di quanto bagnate la punta del pennello, la sfumatura vi verrà più o meno pronunciata. Io sono sempre per le sfumature un pochino più delicate, quindi la farò così. In questo modo vado a ripassare tutto il mio contorno della garza, proprio perché quasi come se fosse un, diciamo, un bordo rotto di un uovo, ecco, potrebbe essere un così un'interpretazione, in effetti. Non ci avevo neanche pensato all'inizio, però potrebbe anche dare quella sensazione e mi piace. È venuta fuori da sola. Ecco, vedete? In questo modo, facendo questa sfumatura, tutto ciò che c'è dietro subito risalta molto di più, diventa ancora più tridimensionale. E quindi in questo modo andiamo a fare tutto l'uovo, quindi sia sul fronte che sul retro. Andiamo a fare tutte le sfumature. Allora, finito di fare la sfumatura intorno a tutto il contorno, sia sul fronte che sul retro. Così viene ancora più in rilievo la mia garza sul laterale. Adesso, visto che come sapete a me sta un po' fastidio sprecare le cose, ormai ve l'ho detto in tutti i modi, visto che mi è avanzato un po' di colore di questa ombra, voglio provare con l'attrezzo che utilizzo, questo piccolino che utilizzo per fare i pieghi, dall'altro lato utilizzo per imbottire i fiori, quindi con questo attrezzo qua voglio fare ancora, magari provare a decorare qua vicino alle mie rosedine, semplicemente con i soliti tre puntini che riempiono un pochino, non impegnano e sono carini. Guardate che belli, che danno ancora un po' più di risalto al disegno. Facciamo ancora uno qui, così. Potete, se non avete questo attrezzo, potete farlo anche col fondo piatto di uno stuzzicadente, deve essere un qualcosa di piccolino e di piatto. Adesso andiamo ad aggiungerne un po' anche qui, così. Dove ci sono i ramettini, che sembra un proseguimento del fiore, anche se è scuro non importa, perché in questo caso è giusto per richiamare un po' il grigio. Ecco, direi che così può bastare. Vedete? E a questo punto mi sa che questa parte qui la devo proprio, boh, buttare via, quindi andiamo a pulire e siamo a posto. Così. Ok,
Allora, per finire il mio uovo, non mi resta che volevo decorarlo sia sopra che sotto con queste cosine qua che avevo preso, non le ho mai usate, sono proprio delle finiture che probabilmente si utilizzano anche per fare i gioielli, non lo so, perché io quelle cose non ho mai provato a farle, sinceramente, però mi sono piaciute e ho immaginato di utilizzarlo in questo caso. E farei così. Allora, stavo pensando un attimino come poterlo decorare. Pensavo semplicemente di utilizzare uno spillo di questi qua lunghi, in questo caso, che potrebbe essere questo. Quindi lo punto, vedete, così è carino, e lo vado a puntare. O nella parte superiore o nella parte inferiore, non lo so, non ho ancora deciso, perché faccio prima quello che voglio fare per l'altro lato. Allora, voglio realizzare, sapete che non so come si chiamano, quelle specie di un pendaglio praticamente da appendere al mio uovo, e lo voglio fare utilizzando il filo da ricamo. Quello che si utilizza per ricamare, per il punto croce, eccetera, perché anche quella in un'altra fase della mia vita, dove ho ricamato di tutto e di più con tutti gli stili, ho utilizzato questi fili e ne ho veramente tanti. Quindi ho deciso di utilizzarli per fare questo pendaglio. Allora, facciamo così. Dunque, vi faccio vedere come lo faccio. Allora, mi faccio girare sulla mano, ecco, facciamo una lunghezza più o meno così, tanto poi dovrò tagliarlo per uniformarlo. Ok, quindi creiamo uno spessore che mi piaccia. Ho bisogno ancora di filo. Allora, facciamo così. Ok, direi che questo come spessore può andare bene. Allora, taglio il mio filo qui basso e adesso con questo filo qui vado praticamente semplicemente a bloccare il tutto facendo così un nodo nella parte superiore. Adesso sto cercando di farvelo vedere senza appoggiarmi così. Ok? Quindi abbiamo bloccato da uno dei due lati il mio cerchio di fili. Ora, con dell'altro filo, io vedete, in questo caso ne utilizzo uno che non è proprio identico perché è finito quello, però è un grigio leggermente più chiaro, ma neanche si vede. Quindi vado a prendere questo filo qui, se trovo il capo, ho fatto un casino. Ok, lo lascio lungo perché anche questo andrà annodato. Ecco, ne lascio un pezzo più lungo perché vediamo se riesco a farlo. Ne lascio un pezzo più lungo perché anche qui dovrò andare a fare il nodo. E adesso vado a creare intorno qui il mio blocco. Allora, così. Ho sempre questo che mi dà fastidio, ma facendo un po' di attenzione, ok. Vado a girarlo un po' di volte finché vi piace, eh? Non è che c'è una regola. Facciamo ancora una volta, così. Direi che è abbastanza. E taglio il filo e vado anche qui a fare un nodo. Adesso senza appoggiarmi potrebbe essere un problema, ma ci proviamo così. Ok, perché una volta fatto uno dovrebbe essere perfetto. Facciamo il nodo così. Ok, vedete il nostro pendaglietto, che è da finire ancora. Con la forbicina cosa vado a fare? Vado
Qui ho fatto un bel nodo, un bel nodo stretto, poi con questo filo non si disfa più. Ora con le forbici vado a tagliare qua vicino dove ho fatto il nodo, perché altrimenti quei filini rimangono più sollevati degli altri e non sono belli. Invece noi andiamo a tagliare proprio sul bordo. E poi non ci resta nient'altro da fare che infilare la forbice nel basso, così, e tagliare la parte sotto. Dopodiché lo sistemiamo con le mani, vedete così, e andiamo ad uniformare con la forbice, facendo un taglio netto per avere i fili tutti uguali, in questo modo. Forbice che taglia chiaramente, perché sennò. Ok, avete visto che è semplice. E abbiamo creato la nostra decorazione. Infatti non ne ho utilizzata una già fatta proprio perché volevo farvi vedere com'è semplice crearsela, quindi non c'è bisogno di. Ora la mia idea, vediamo se funziona. Allora, intanto recuperare un ago che avevo preso, sembrava di aver preso e che non trovo. Allora, va bene, vi devo mettere un attimo in pausa perché devo cercarlo. Allora, sono riuscita a recuperare l'ago che era dietro un po' di cose, non lo vedevo, anche perché ci vedo sempre meno, come vi dico sempre. Adesso, se riesco a infilare il filo con l'ago, procediamo. Sì, ce l'ho fatto. Infatti mi sono munita di aghi con la cruna bella larga, perché altrimenti la vedo grigia. Allora, l'idea è questa: utilizzare delle perline che chiaramente hanno il foro un pochino, speriamo che entri questo, vediamo. Sì, perfetto. Allora, delle perline da inserire, però devo già ho fatto una stupidaggine perché volevo, ma no, quasi quasi no. Allora, facciamo così, va? Vediamo come viene, vediamo se ci piace. Inserisco un po' di perline, così. Adesso si tratta di capire se questo devo metterlo in alto o in basso. Però adesso, allora, facciamo così, facciamo una prova e decido perché non lo so. Vediamo dove mi piace di più. Allora, inseriamo un po' di perline, intanto, da creare un minimo di lunghezza. Perché l'idea potrebbe essere o metterlo, non saprei neanche io, o metterlo qua sotto, che è anche bello forse, oppure metterlo qua sopra. No, direi che è più bello sotto. Sì, allora no, facciamo così. Queste sono troppe. Ne devo togliere un po', perché secondo me viene un po' troppo lungo un pendaglio così. Sì, non mi piace. Allora no, facciamo così. Togliamo due perline, ok? Ora, vediamo se funziona quello che ho in mente, perché non ne sono sicura. Devo provare. Quindi io faccio così. Ho lasciato solo tre perline. Adesso vado a infilare la mia cupolettina, così. Vediamo un po', se può essere un'idea. Ok. Allora, faccio così, creo un nodo qui intanto per bloccare questo filo in modo che non esca. Così. Facciamo pure tre nodi. Ok. E adesso, sì, dovrebbe funzionare. Vado a tagliare in modo che tanto ormai ho fatto i nodi e quindi non esce niente. Vado a tagliare raso in modo che non esca fuori dalla mia cupoletta e con il mio spillo, secondo me funziona, lo tolgo da qui, vado a inserire lo spillo dentro, vedete, dentro la cupolettina, tanto non gli dà fastidio il. Così riesco proprio a bloccarlo qua sotto, in questo modo. Però devo mettere della colla perché
Ho allargato il buco con lo stuzzicadenti. Ah, ecco, vedete, questo era lo stuzzicadenti che vi dicevo prima. Questo stuzzicadente lungo ha il fondo piatto rotondo, quindi per fare i cerchietti, i bottoncini qua che ho fatto, i puntini che ho fatto, potrebbe andare bene anche quello. Allora, questo però in questo caso devo assolutamente andare a mettere della colla perché altrimenti esce. Ora, questa è una soluzione un po' così, un po' casalinga. Volendo si poteva mettere un fil di ferro col gancetto che entrava dentro, però mi sembra un lavoro un pochino più. Secondo me così tiene lo stesso, per cui si può anche. Io adesso lo punto qui, lo punto fuori dal buco che avevo fatto con lo stuzzicadenti, così rimane fermo, poi lo andrò pian piano ad incollare. Quindi vedete che l'effetto è questo, che direi che non è male. E invece in alto, a questo punto, dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il nostro. Allora, posiamo questo qua così. Pensavo di mettere il. Anche qui lo spillo. Ne prendiamo un altro, sempre bianco, così da questi. Questo è lungo e siamo a posto. Però volevo provare a fare un'altra cosa. Allora, riprendiamo l'ago che ho di nuovo perso. Non ci credo, ecco. No, questo è lo spillo, l'ho messo. Mamma mia. Che brutta cosa non vederci più così. Non lo trovo. Boh, devo ricercarlo. Perso di nuovo. Ah, no, è qua sotto, sotto la forbice. Allora, stavo pensando, vediamo se si può fare, perché voglio creare, mettere anche un filo per poterla eventualmente legare. Per cui, filare l'ago così, mettere la perlina, così, ok, lo riesco e in questo modo, ok, ho creato un fermo, vedete, in questo modo ho il mio filo che è ben bloccato. E adesso infilo il mio spillo e lo faccio passare anche lui all'interno così della mia perlina. Non so se è chiaro, questa procedura qui. Ecco, in questo modo io cos'ho? La perlina che blocca il tutto, il mio filo per poterlo legare e semplicemente con questo posso andare a puntarlo qui perfettamente al centro, in questo modo qua. Ok. Quindi vedete che così ho anche il filo perché voglio lasciare un po' di filo per eventualmente legarlo da qualche parte. Quindi taglio, ok. Per cui questo è il risultato finale. Adesso poi andrò a mettere della colla a caldo sotto i due fermi, sia qui che qui, così sono sicura che non si stacca più. Però indipendentemente da quello, il lavoro finito è questo qui. E direi che no, non sapevo bene quale sarebbe stata la resa, però fatemi sapere, a me non dispiace. Anche il video di oggi è terminato, come vi avevo preannunciato, è stato un lavoro direi semplice. Il risultato finale a me piace, direi che è venuto carino e senza la necessità di avere chissà quale materiale. E se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi. E se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non vi rubo più tempo. E, come dico sempre, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao ciao!